Salve a tutti e ben ritrovati dal vostro Joe. Ci ritroviamo su Dissidia, Final Fantasy, Opera Omnia, versione giapponese, perché, malgrado il mio tentativo di voler pullare questa sera in live direttamente su Twitch, mi sto ritrovando a registrare il video pull in mattinata, perché, essendo impegnato oggi pomeriggio sul tardi, non so effettivamente quando riuscirò a sbrigarmi e probabilmente salterei la live di stasera. Dipende da come torno a casa, dipende se effettivamente sarò stanco da tutto ciò che dovrò fare oggi pomeriggio, e quindi ho detto, per evitare di far saltare il programma e di far saltare soprattutto il contenuto più divertente, che è per l'appunto il pull, cioè il contenuto che tutti desiderano e che tutti stanno aspettando praticamente, me compreso, è il pull. Quindi ho detto, preferisco questa volta registrare i video pull e poi successivamente invece andare su Twitch e fare tutto quello che bisogna fare, e male che vada spostarsi anche sulla versione global e farmare in vostra compagnia il raid, dato che comunque è stato introdotto il raid di fine mese e si possono accumulare tante risorse che mi servono in particolar modo, e quindi magari lo possiamo affrontare insieme, giusto così per potermi dare una mano e poter tranquillamente accumulare le risorse. Ci sono diverse novità che sono state introdotte nel Giappone, come potete vedere già sulla destra del nostro schermo abbiamo il reminder personalizzato dei nostri free pull. Quindi ogni qualvolta ci saranno dei free pull, in questo caso 10 più 1, perché ci sono le free pull multiple, o comunque le free singole, di cui parleremo a breve, avremo il reminder personale che ci dice appunto di averle saltate o comunque di non averle fatte in maniera giornaliera. Altre novità che dobbiamo andare a leggere, così già lo sappiamo, è praticamente l'evento che è uscito ovviamente di Ultimate, anzi Divine Alexander. Quindi adesso Alexander raggiunge il livello 40, è stato reworkato in quanto adesso, nel momento in cui verrà evocato, fullerà gli HP di tutti quanti i nostri personaggi, e poi successivamente avrà enchant di tipo sacro e tutte le varie cose che giustamente possiede la summon quando ovviamente viene effettuata. Però l'effetto nuovo di Alexander è quello appunto di curare completamente il party. I due banner che adesso andremo a vedere, di Golbez che esce con LD e Burst, Hope che esce nuovamente con LD, non so come sia possibile, dato che comunque doveva uscire Rinoa, però ok, Hope con LD Extend nel secondo banner. Poi Character Awakening livello 80 per tutti quei personaggi che sono presenti, ovviamente tranne Hope che ha già ricevuto il suo livello 80, quindi Golbez, Shadow, Laguna, Vivi e Tancred riceveranno il loro livello 80. E poi, come altre novità, sono state date le ricompense per quanto riguarda l'update o comunque per quanto riguarda l'aggiornamento della versione nuova del gioco. Infatti adesso, andando nello shop dove si possono comprare, diciamo, le cose in base ai token degli eventi o anche ai token per armi, armature eccetera eccetera, nelle armature lufenie adesso è possibile acquistare i nuggets che ci consentiranno di ottenere l'armatura potenziata, che non sarà più di questo colore violaceo ma sarà di un colore addirittura blu elettrico, molto simile a quello della Burst, anzi se non identico praticamente a quello della Burst, e quindi tanta tanta roba. Detto ciò, io mi compro già adesso l'armatura di Golbez, dato che comunque dovremo andare a pullare su Golbez e quindi lo andremo a maxare, perché sì, voglio andare a pullare per ottenere la BT. Qualsiasi prezzo mi venga a costare, anche un PT lo accetterei. Alla fine siamo a 200k di gemme più o meno, anche se ne dovessimo spendere la metà o il farming di Alexander e tutti i banner che ovviamente andrò a skippare questo mese perché non c'è nulla che mi interessa. L'unico che mi interessa veramente sarà Kadage di Advent Children, ma quello arriverà a fine mese, quindi sono tranquillo e molto pacato
nel mio modo di spendere. Altra novità che è stata aggiunta nella versione JP, una volta al giorno, da questo momento in poi, avremo a disposizione un ticket, tecnicamente, un ticket simbolico al giorno su uno dei banner che ovviamente abbiamo a disposizione. Ovviamente non sarà su tutti i banner, sarà su uno solo. Il mio lo voglio spendere su Faris. Dato che comunque Faris non la possiedo, o comunque ci ho tirato qualche ticket, ma niente di che, voglio tirare il mio ticket giornaliero su Faris. Vediamo che cosa ci esce. Bene, una bella arma di merda, quindi inauguriamo bene il nostro ticket giornaliero. Come potete vedere, una volta finito, ritorneranno i ticket disponibili e gli altri banner non avranno la possibilità di poter sfruttare questo meccanismo. Banner che comprendono Golbez, Shadow e Laguna in uno, e nell'altro invece BT di Golbez, LD di Hope e poi Vivi, Hope ovviamente e Tancred. Questo è uno, diciamo, il banner che sinceramente non mi interessa minimamente, mentre invece questo comunque c'è Laguna che ancora non ce l'ho maxato, Shadow che in realtà ce l'ho maxato, devo solo farlo viola. Diciamo che ho tutti i personaggi qui. Qui si va a pullare solo ed esclusivamente per LD e BT. Niente di che. Tra l'altro Golbez esce con il costume alternativo, che è veramente figo. Un bel nero metallizzato, tutto bello particolare. E detto questo, io direi che adesso mi posso mutare. Benino. Avrei anche i ticket da spendere, perché comunque potrei spendere i ticket e trovare l'LD con i ticket. Però, dato che voglio andare direttamente a BT, voglio andare a pullare direttamente la BT, inutile andare a sprecare i ticket, vado direttamente di gemme e chi si è visto si è visto. Per cui, io direi che in questo momento mi posso anche mutare. E possiamo dare il via a quelle che sono ovviamente le nostre pull. Auguratemi buona fortuna perché ne avrò bisogno e vediamo un po' come va. Primo banner è andato di merda, letteralmente. 35 di Hope che non mi serve assolutamente. Andiamo sul secondo. Andiamo sul banner che ci interessa. Quindi BT ed LD presenti. Orb dorata, perfetto. Non credo di fare loading perché ho già scaricato io tutte le armi e tutte le cose. Quindi dovessi effettivamente trovare la LD dalla free, non so se continuerei a pullare, sinceramente, perché non lo so. Ci sono altri banner, magari. Potrei sfruttare altri banner. Ok, ex di Laguna. Ok, niente, perfetto. Va bene. Quindi possiamo continuare a pullare. Allora, quasi 200k di gemme. Dobbiamo andare a cercare le LD, dobbiamo cercare anche la BT. 40.000 gemme farmabili da Alexander, quindi se riuscissimo a restare all'interno delle 40.000 gemme sarebbe un sogno, sarebbe veramente un sogno. Ecco, orba azzurrina. Ti prego, non farmi spendere troppo. So che faresti felice tante persone facendomi spendere, però... Madonna, la ex, mi sono spaventato pensando fosse la LD. Invece è la ex. Ultimamente ho un fastidio alla gola pazzesco. Bello, orb dorata mi gran piace. Vediamo se
ex di Shadow. LD, ottimo. LD di Golbez, già seconda multi. Perfetto. Perfetto. Mamma mia, non so se addirittura fermarmi. Non so se addirittura fermarmi già qui. Non so se fermarmi qui. Altra orb dorata. Vediamo, magari andiamo a 100 G-Token. Pensiamocela un attimo. Vediamo un po' come va. Anche perché gli altri banner, sinceramente, dove sarà protagonista Golbez, non mi interessano un granché. Sì che ci sono... No, le free non ci saranno più, sono finite, quindi... Un'altra LD! Wow! Un'altra LD. Stavo ragionando un attimo sugli altri banner, dove tecnicamente non andrei a pullare, sinceramente. Cioè, anche se uscisse la LD di Fujin e le LD di Palom, cioè... Anche se effettivamente il secondo Lost Chapter dovrebbe essere dopo, quindi alla fine non ci sono banner che mi dicano di pullare. Quindi effettivamente mi converrebbe andare dritto già alla BT adesso, a prescindere, e poi ovviamente andare a risparmiare per tutto il mese. Così anche con la scusa io faccio le Power Stone, che sono una cosa buona e giusta. Che mi mancano le Power Stone, quindi con la scusa faccio Power Stone e ne sono abbastanza soddisfatto. Però già comunque due LD le abbiamo trovate, quindi diciamo sono Power Stone risparmiate e mi va benissimo. Alla fine ho le gemme e le voglio sfruttare, più che altro perché l'effetto BT di Golbez è veramente forte. Cioè praticamente Golbez ha lo stesso effetto di freeze di Setzer, però con effetto BT. Quindi immaginatevi gli avversari impossibilitati nel prendere Brave per tot turni, a differenza comunque di Setzer che sono due. Cioè, qui abbiamo comunque... Ora non ho visto effettivamente la BT di Golbez, non me la sono spoilerata, dato che comunque avevo già deciso di pullare su Golbez in maniera pesante, quindi... Allora, siamo a 140... Contando che una era free... Quanto ho speso? Quindi 20, 40, 60, 80, 120. Ho fatto 6 multi, quindi 30k. Questa sono 35k. Cioè con questo sono 35k. E ora con le prossime sono 40k. Quindi diciamo che il farming di Alexander dopo questo multi andrà praticamente a ricoprire quello che ho speso adesso. Cioè andrei praticamente a pareggiare, no? Il bilancio, se dovessi ovviamente trovare la BT in questa multi. Se non la dovessi trovare qui, esattamente, inizieremo già ad andare in perdita rispetto a quello che avevo accumulato precedentemente. Quindi stiamo iniziando a scendere, stiamo iniziando ad andare verso il basso, però alla fine mi sta bene. Golbez mi piace, è veramente forte, effetto BT che secondo me ne vale la pena. Per quello che posso pensarne io, l'effetto ovvero impedire all'avversario di prendere praticamente il Brave è veramente comoda come cosa. Poi se lo utilizzi come support e ci aggiungi magari l'effetto BT di Garland,
cioè, viene fuori una bella combo, niente male. Dai, fammelo uscire ora, sta BT. Così è come se avessi speso praticamente 5k, no? Niente. Allora, partiamo già dal presupposto che il mio farming di Alexander è andato a vuoto. Perché tutto quello che farmerò da Alexander, a parte i ticket, che comunque saranno utilissimi durante questo mese, per la mia sopravvivenza di questo mese, le gemme andranno solamente a coprire le spese. Quindi io già vado sotto con le gemme. Dai, siamo a 220. Certo, fare un PTBT a video con la gioia di tutti quelli che lo guarderebbero mi piacerebbe effettivamente, anche da un lato, giusto per far vedere che comunque tutti quanti paghiamo all'interno del gioco, chi più chi meno. Ma ex di Golbez ed ex di Shadow, finché ci sono queste orbe dorate io mi illudo. Mi illudo, veramente mi illudo. Tra l'altro, metà mese non credo di riuscire ad accumulare i token, perché non credo proprio di riuscire ad accumulare i token. Uscirà un'altra BT che potrebbe essere molto interessante. Ah, un'altra LD, ottima, quindi già siamo a 3. Madonna, come calano le gemme. Che brutto. Che brutto vedere le gemme che calano. Bene, bene, ce l'abbiamo fatta. 300 precisi, cioè ho speso praticamente 70k, che non è neanche tanto, sinceramente, non è neanche tanto. Perché considerando il fatto che prendo le risorse di Alexander, che sono 40.000 gemme, cioè in totale tutto mi è costato 30.000 gemme. E teoricamente ho un altro PTBT a disposizione. Quindi mi è andata veramente veramente bene. Ora, con i 300 G token in realtà c'è poco da fare, perché le LD non mi serve, le X ce le ho tutte. Io teoricamente prenderei libro, che comunque ne ho sprecati abbastanza anche per colpa della chat, per colpa di tutto, e la Power Stone, che comunque mi servono necessariamente. Tanto, anche prendere un'altra LD per fare che? Tanto le Power Stone le abbiamo fatte. E il banner ce lo siamo completamente chiuso. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto. Fatemi sapere cosa ne pensate. Ho speso stavolta, non potete dire che non ho speso. Ho speso parecchio, già 70k sono tante. Detto questo, io vi aspetto stasera
per farmare su Twitch, se riesco ovviamente a fare live, perché purtroppo, vi ripeto, la situazione è diversa rispetto a come me l'ero immaginata oggi. Quindi io vi saluto, vi auguro buona fortuna se dovete pullare e se avete pullato e magari volete continuare a pullare, e ci becchiamo stasera, ma soprattutto alla prossima. Bye bye!